bentrovati a tutti. Da molti giorni a questa parte, come ormai sappiamo, c'è un unico gran protagonista sulla scena meteorologica euroatlantica, un vasto anticiclone anomalo che blocca lo scorrere dell'inverno su molti paesi del vecchio continente, Italia compresa. Andiamo quindi subito a vedere come si comporterà questa figura di blocco nei prossimi giorni, anche perché dalla sua evoluzione dipenderanno in gran parte le sorti della seconda parte di questa stagione, partita bene a inizio dicembre, poi andata sempre più alla deriva. All'occorrenza ci serviamo di questo prodotto probabilistico che fornisce il segnale medio di 30 previsioni parallele. Vi è rappresentata l'anomalia dell'altezza della superficie di 500 ectopascal rispetto alla normale media climatologica. Ebbene, le aree indicate in rosso individuano i settori dove la superficie è più alta, ovvero dove lo spessore atmosferico è maggiormente dilatato a causa della presenza di alte pressioni. Viceversa, in azzurro sono rappresentate le conche di bassa pressione. Come salta subito all'occhio, l'attuale cresta d'onda anticiclonica evolverà verso Levante, subito seguita a ruota da una nuova pulsazione in partenza dal basso Atlantico. Tra le due, un breve intervallo compreso tra venerdì e sabato che darà luogo al passaggio di qualche annuvolamento e poi si ricomincia da capo. Bisogna osservare inoltre che in questo caso il nuovo promontorio anticiclonico non sarà disposto lungo i meridiani come avvenuto finora, quindi con attivazione di correnti settentrionali a tratti anche piuttosto fredde, ma si distenderà lungo i paralleli. Dunque, oltre a svilupparsi ad inglobare tutta l'Europa, anche quella dell'est che era stata finora risparmiata, negherà piogge nevicate su gran parte del continente. Oltretutto impedirà anche l'arrivo di aria fredda, infatti le temperature sull'Italia e su gran parte dell'Europa centrale si attesteranno per diversi giorni su valori al di sopra della norma. Questo quadro, a dire il vero poco edificante in relazione al periodo, dovrebbe protrarsi almeno per una settimana, 10 giorni, rosicchiando quindi all'inverno almeno tutta la prima decade di febbraio. Le previsioni sul dettaglio nazionale ci indicano per giovedì 3 febbraio la cessazione delle correnti settentrionali e il subentro di infiltrazioni un po' più umide da ovest dovute al temporaneo calo della pressione causato, come abbiamo visto, dall'avvicendamento tra i due promontori anticiclonici. Questo comporterà il passaggio di un po' di modesta nuvolosità, soprattutto al centro-nord, ma senza precipitazioni. Venerdì 4 febbraio ecco invece qualche sporadico piovasco comparire su Levante Ligure, Emilia-Romagna, in estensione qua e là nel corso della giornata a Toscana, Umbria e Lazio. Per il resto, nuvolaglie di passaggio, ma fenomeni pressoché assenti. Schiarite maggiormente convinte sulle Alpi, torna invece a ristagnare l'aria fredda nei bassi strati sulla pianura padana e quindi potremo avere su queste zone anche qualche banco di nebbia. Infine, la tendenza per il weekend, con le nubi e relativi isolati fenomeni che nella giornata di sabato si porteranno dal centro verso il sud, e la domenica con le schiarite che torneranno a prevalere, ma anche le nubi basse che insisteranno sul catino padano, oltre a qualche addensamento che si affaccerà a ridosso delle Alpi orientali. Il tutto sarà contraddistinto da un lieve calo delle temperature che si attesteranno temporaneamente su valori in linea con le medie stagionali. Spero di aver dato un quadro sufficientemente chiaro della situazione, grazie per averci seguito, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Prossimo aggiornamento venerdì sera dopo le ore 19, non mancate. Cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.